sunshine. Every day I shine. Questo è l'angolo di Huawei presso lo stand di bioenergia. Abbiamo sia gli inverter trifase che gli inverter monofase con la batteria d'accumulo Luna 2000 e la wallbox di ricarica autoelettrica, wallbox intelligente per gestire i carichi all'interno dell'abitazione. Come sempre sono disponibili le schede tecniche dei prodotti che andiamo a installare, perché bioenergia si confronta sempre con i numeri. SolarEdge è da anni installatore certificato, quindi non può mancare presso il nostro stand il marchio SolarEdge. Abbiamo sia l'inverter trifase che l'inverter monofase, l'HD Wave, nonché gli ottimizzatori di potenza e l'accumulo monofase Energy Bank. Tra i prodotti a listino anche il nuovo One in All della Zucchetti con batteria d'accumulo ed inverter integrato. Qui abbiamo la 10 kWh. Un angolo speciale riservato anche a Tesla e al Powerwall 2, uno dei prodotti che abbiamo installato di più in questi anni, con il Gateway 2, quindi il sistema anti-blackout che permette di essere autosufficienti ad isola anche in caso di mancanza di corrente, e con la wallbox, la terza generazione di wallbox, per la ricarica di auto elettriche. Prosegue la partnership con Tesla Motors e pertanto abbiamo presso lo stand anche una Tesla Model 3, perché ovviamente risparmio energetico e mobilità elettrica possono andare a braccetto. Dà un'immensa soddisfazione poter caricare la propria auto elettrica con il fotovoltaico, quindi energia pulita direttamente dal sole. Ovviamente non possono mancare i pannelli fotovoltaici, abbiamo un'ampia serie di prodotti in esposizione per vedere e toccare con mano la qualità e la resistenza di questi prodotti. È fondamentale avere in ogni occasione il pannello giusto da proporre per ogni progetto. In questo caso abbiamo il pannello della Leo con 8100 pascal di resistenza alla pressione. E per i più esigenti a livello estetico, anche il nuovissimo Aiko Full Black, totalmente black, veramente molto molto bello, completo della sua morsettiera ovviamente full black. Dopo anni in cui se ne parla ma effettivamente non si è mai partiti, ad oggi siamo al via, perché ci sono tutti i decreti per poterlo fare, con le CER, le comunità energetiche, e nei comuni sotto i 5.000 abitanti c'è la possibilità di avere un contributo del 40% a fondo perduto sia per aziende che per privati per entrare a far parte della comunità energetica. Quindi per i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti c'è la possibilità di avere il 40% a fondo perduto per realizzare un impianto fotovoltaico. L'obiettivo è quello di arrivare a risparmiare fino al 95% in bolletta, sia sulle bollette di luce che del gas.